Sarà fra le principali due squadre di Madrid, il Real e l'Atletico, la finale della Champions League, in programma il prossimo 28 maggio allo stadio San Siro di Milano. È stato questo l'esito del verdetto inerente alla seconda semifinale, che ha visto di fronte gli spagnoli allenati da Zinedine Zidane ed il Manchester City. Il gol decisivo è arrivato al 20° minuto del primo tempo su una sfortunata autorete. Nonostante le assenze, il City ha cercato comunque di onorare l'impegno, ma non è bastato. Dunque, il Real si concentra per la seconda volta in questo importante evento. Nella finale, giocata un anno fa e sempre con le medesime squadre ma con allenatori diversi, prevalse la formazione madrinista.